consigliera, per 5 minuti ne ha facoltà. Okay, grazie Presidente. Questa mozione, questo atto è in assoluta continuità con il Consiglio straordinario del 21 settembre che prevedeva appunto di approfondire il rispetto della convenzione tra Comune e Italgas. Voglio ricordare oggi che il contratto che ha stipulato con Roma Capitale del 2012 allegava un piano industriale che prevedeva un presidio H24, una struttura di pronto intervento a turnazione di risorse umane riferite al dirigente. Quindi 6 responsabili della centrale operativa e 18 tecnici, ovvero 100, oltre 100 unità organizzate in squadre binarie o singole. E vista la riorganizzazione di cui già abbiamo approfondito i termini nello scorso consiglio straordinario, crediamo sia importante, visto le criticità che continuano a emergere tra il confronto tra i lavoratori e le dirigenze Italgas, promuovere un tavolo di confronto tra queste parti sociali, facendoci appunto da tramite e per continuare ad assicurarsi il pieno rispetto di questo contratto. E quello che chiediamo in questo atto è anche il mantenimento della struttura di pronto intervento nel nuovo piano industriale, cosa che ci è stata già garantita dalla dirigenza Italgas, ma che vogliamo sia messa evidenziata nero su bianco. Ecco, anche perché in questi giorni dei lavoratori ci hanno informato di una denuncia a firma PD che ricalca il fatto che non ci siano stati controlli e verifiche rispetto a quanto erano i lavori previsti dell'impegno di gara nei primi 3 anni. Quindi parliamo dal 2012 al 2015. Ecco, con stupore scopriamo che il PD si autodenuncia perché in questi anni non ha mai verificato quelle che sono le azioni che Italgas doveva portare avanti. Colgo l'occasione per ringraziare il nostro assessorato perché nelle scorse settimane si è attivata realmente per verificare sia con il Dipartimento che con i vertici Italgas che questi punti fossero rispettati. Però ahimè ad oggi dobbiamo denunciare che questo contratto del 2012 però non ci dà gli strumenti per sanzionare Italgas nel caso in cui appunto non ci sia un corrispettivo tra le previsioni del piano nei 3 anni, il rispetto di queste previsioni. Quindi anche se Italgas poi, come si sta riscontrando, non ha rispettato questi impegni previsti dalla gara, ahimè non abbiamo gli strumenti a causa di questo contratto stipulato nel 2012 per andare a sanzionarlo. Quindi ahimè, come Roma Capitale siamo un po' non abbiamo gli strumenti adatti per andare poi a incidere fattivamente, però in ogni caso il nostro assessorato, tutti i consiglieri si sono impegnati attivamente per portare avanti un controllo deciso e pronto su tutti questi aspetti e anche per poi andare a fare da mediatori in questo tavolo di confronto che seguiremo direttamente anche noi dell'Assemblea Capitolina. Grazie Presidente.